La mia generazione è stata cresciuta col concetto di paura. Fin da bambino abbiamo la paura del buio e per farcela passare ci raccontano le favole, ma a me facevano paura proprio le favole. In particolare Biancaneve. L'unico sano era Brontolo, che si lamentava, che viveva a casa con Pisolo, che era narcolettico, Cucciolo, che era muto, tutti che soffrivano di nanismo, una storia terribile. E poi c'era il peggio del peggio, Dotto, la sintesi dell'italiano della mia generazione, laureato che lavora in miniera. Ti fa capire come finisce. La paura di fare la fine di Dotto ce l'abbiamo tutti noi giovani. Io vengo dalla Sicilia, la terra in cui tutti scappano per lavorare fuori, ma non te lo diranno mai che scappano per paura. Dicono, no, noi scappiamo per imparare l'inglese, perché l'inglese è sintetico. Ma che c'è di sintetico del siciliano? Diciamo tutto con una parola che ci ha resi famosi in tutto il mondo, non è più una parolaccia, pure sul vocabolario. Minchia. Minchia è stupore. Minchia. Minchia è complimento. Minchia. Minchia sottolinea la gravità di qualcosa. Minchia. Minchia offesa. Minchia. Noi facciamo tutto con la minchia. Dice, lo fanno il ponte sullo stretto. Con la minchia che lo fanno, perché noi ragioniamo così. È vero che però l'inglese rende le parole più belle. In italiano, che il suo autolavaggio non è bello. Invece car washing è più bello. Correre è brutto. Footing è più bello. Il Peppa Pig è grazioso. Giuseppe la porca non si può sentire, per dire. Quindi è già un altro livello. La paura aumenta, perché poi c'è la paura del tempo, abbiamo paura del tempo che passa. Ma se sei siciliano però non puoi avere paura del tempo, perché noi il tempo lo dilatiamo. Diciamo tutto il tempo si costringe e si allarga in una parola che in tutto il mondo significa adesso, now, ora. Ora in tutto il mondo è ora, da noi no. Da noi ora è un tempo indefinito. Quando ci vediamo? Ora più tardi, ora in questi giorni, ora in questi anni. Ma quando è successo? Ora, c'è anni fa. Ma quando è questa ora? Quando ero piccolo, cioè, ma me lo compri quel giocattolo, te lo compro, e se ne andò. Dovevi comprarlo ora, non l'ho capito. E poi ci abbiamo la paura che è arrivata all'ultimo, la paura di questi anni, che quella è la mia generazione, la paura del terrorismo. Io la vivo sulla pelle ogni volta che devo andare a Milano a portare i cannoli ai miei parenti. A Milano, puntualmente, al metal detector dell'aeroporto di Palermo, non mi fanno passare i cannoli. Ma dico io, ma come faccio a dirottare un aereo con un cannone? Cioè, l'unica speranza è che il pilota è diabetico. Mangiato. Quello che voglio dire a tutti i giovani, non abbiate paura, perché chi non ha paura può cambiare questo mondo. E io penso a quei giovani della mia terra, quei siciliani che sono stati dal proprio sindaco, sono rimasti là, gli hanno detto le cose devono cambiare. E lui ha detto le cose cambieranno. Noi gli hanno chiesto sì, ma quando? E lui ha risposto ora. Ah, bravo, il mio Roberto Lipari. Grazie.